Buongiorno e benvenuti a Lion Bull Academy. Oggi studieremo la strategia numero 15. Questa è una strategia basata sul volume. È una strategia veramente interessante, molto semplice da seguire e la uso io molto spesso e vi dico, funziona molto bene, attorno all'80-85% di probabilità di successo. E la usiamo in un periodo time frame di un'ora. Esattamente in un'ora, d'accordo? E si usa in un mercato tendenziale che sia al ribasso o al rialzo, non in un mercato laterale. Lo utilizzeremo nei seguenti strumenti, solamente in due strumenti, due attivi, che sarebbe l'euro-dollaro e la libra col dollaro, d'accordo? Utilizzeremo tre indicatori, il volume, la media mobile e il parabolic SAR. Lo stop loss sarà di 15 pips e il take profit, il beneficio, sarà di 30 pips, d'accordo? Potete utilizzare così o un perdita beneficio di 1-1, quello sarebbe il rischio, che se per esempio se volete farlo ancora più semplice, potete fare lo stop loss di 15 pips e il take profit, il beneficio, di altri 15, così se perdete 15 poi guadagnate anche 15. Io preferisco farlo 1-2, che sarebbe se perdi 15 poi il beneficio lo prendiamo in 30, che sarebbe il doppio, 1-2 sarebbe il rischio-beneficio, d'accordo? Oggi non utilizzeremo il graficatore di eToro ProCharts, perché? Perché è un peccato, l'indicatore di volume nel ProChart di eToro non c'è, spero che nel futuro lo mettano, però per adesso non c'è, e utilizzeremo la nostra piattaforma che abbiamo guardato nei video precedenti di investing.com, d'accordo? Allora entriamo nella nostra piattaforma, ci iscriviamo dentro e andiamo su mercati, poi cerchiamo valute, euro dollaro o per esempio questa, che è una delle due che possiamo utilizzare. Aspettiamo che si carica, andiamo su grafici, una volta qua aspettiamo che carichi, una volta caricato schiacciamo esattamente qua, si fa più grande e lo mettiamo in un'ora. D'accordo? Chiudiamo la pubblicità che non ci serve. E questo sarebbe il nostro graficatore di investing.com. È un graficatore anche molto buono che io anche utilizzo spesso. Se avete tanti schermi è buonissimo perché potete avere 3 o 4 schermi aperti su eToro o anche due. Io, la verità, io uso in totale 3 schermi. Sarebbe il mio portatile, neanche ho il computer di casa, uso il portatile, e 2 schermi laterali piccolini da 10 pollici, c'è delle volte che metto soltanto il tablet, lo attacco col cavo e lo vedo, vedo due schermi. Adesso ho comprato un altro, vabbè, più avanti vi spiegherò, su vi farò vedere esattamente che tipo di computer utilizzo io e quali sarebbero buoni, che mi hanno fatto in Spagna una domanda su al riguardo, farò un video su questo. Va bene, continuiamo con la strategia. Strategia di volume, molto semplice, time frame, periodo di un'ora o 4 ore, anche funziona in periodi minori, non l'ho ancora provato. Si può utilizzare nell'euro-dollaro e nella libra col dollaro, d'accordo? Adesso cominciamo a mettere qua in questo graficatore i nostri indicatori. Per questo prima di tutto guardiamo sia in un'ora che sia nelle candele, e qui in questo c'è scritto indicatori, schiacci qua, mettiamo prima il parabolic SAR, vedete questo, andiamo a vedere se è tutto corretto, dovrebbe essere con queste indicazioni qua, start 0,02, incremento 0,02 e massimo 0,2. Perfetto. Colore lasciate quello che volete voi o lo cambiate, è indifferente. L'altro indicatore sarebbe il volume. Scriviamo volume e prendiamo esattamente questo, c'è scritto volume senza nient'altro, volume normale qua. Perfetto. Adesso andiamo a fare configurazione. Qua dove c'è scritto fai vedere la media mobile, cambiamo il 20 e mettiamo 5, d'accordo? Mettiamo 5 e clicchiamo su ok. Questo sarebbe il nostro indicatore che ci fa vedere le nostre entrate e le uscite sono con beneficio fisso, va bene? Ok, come funziona la strategia? È molto semplice. Prima di tutto dobbiamo trovare una tendenza chiaramente visibile, come in questo caso una tendenza al ribasso. Allora, secondo, quando troviamo la tendenza al ribasso
dobbiamo trovare, come in questo caso, vedete qua, c'è la barra del volume è di colore rosso, che sarebbe tendenza bassista, il Parabolic SAR è stato rotto, allora in questa barra rossa, e qua come potete vedere, entreremo in vendita esattamente nella barra seguente. Entriamo in vendita, mettiamo lo stop loss a 15 pips e il take profit a 30. D'accordo? Noi entreremo esattamente qua. Vediamo se ci abbiamo. Vediamo. Ma non ci fa vedere. No, non ce l'ho qua. Va bene, volevo farvi vedere quanta distanza c'era. Mi sembra che questo. No. Ok. Da qua a qua più o meno sarebbero da qui a qui 15 pip sarebbe più o meno qua sopra e 30 pip sarebbe all'incirca qua, perciò l'avremo fretta molto bene. D'accordo, come si potrebbe entrare adesso in una tendenza al rialzo? Per esempio, qua è un laterale, non sarei mai entrato, come potete vedere si vede chiarissimo che è un laterale, il prezzo più o meno è sempre in una zona. Qua, ok, diciamo che rompe il laterale e diventa una tendenza al rialzo. Noi guardiamo il nostro indicatore di volume, la barra chiude al di sopra della mezza mobile di 5 qua sotto. Nella seguente candela noi entreremo esattamente qui alla chiusura della candela della nostra prima entrata. Perché? Perché il Parabolic SAR è al di sotto, l'ha rotto esattamente in questa candela. Chiude confermandoci l'entrata in compra. Appena chiude entriamo noi in compra e 15 pips di stop loss e 30 pips di take profit. L'avrebbe preso perfettamente. D'accordo? Potete fare anche 15 di stops e 15 di take profit, ma io preferisco, come vi ho detto, l'1-2 e funziona bene. Ok? Penso che sia abbastanza semplice la strategia. Potete ancora filtrare un po' meglio le entrate, per esempio, se introduciamo una media mobile. Media mobile di diciamo 100 periodi, potremo entrare in vendita solamente al di sotto della mezza mobile, sempre quanto il Parabolic SAR sia nella posizione corretta e il volume ci dia la nostra entrata. Entreremo solamente se al di sotto o al di sopra della mezza mobile di 100 periodi. Se al di sotto entreremo soltanto in vendite, se al di sopra entreremo soltanto in compra. D'accordo? Per esempio, in questa qua, come potete vedere, saremmo entrati in compra. Se omettiamo che qua c'era un laterale, entriamo in compra nella seguente candela e ci avrebbe toccato il nostro stop loss. D'accordo? Però al prossimo qua, ancora no, ancora no. Qua se vorremmo saremmo entrati in vendita, no, perché ha chiuso al di sotto. Come vedete, qua non si entrava, non avremmo fatto niente. Potevamo aver entrato in questa, potevamo essere entrati in questa se volevamo, qua sicuramente ce lo toccava, ma io personalmente questa zona di laterale non l'avrei utilizzata, avrei utilizzato che si vedesse una grande concentrazione di volume e una bella vela verde, che mi avrebbe confermato la rottura del laterale. D'accordo? Qua si vede benissimo tendenza al ribasso e qua è attaccato alla mezza mobile di 100 e una tendenza laterale chiarissima. Ok? Penso che è semplice la strategia. Un'altra cosa che l'ho spiegato anche in spagnolo, se volete, una volta vi siete iscritti a Investing, potete salvare per poter utilizzare sempre questa strategia e non dover rifare i vostri grafici. Potete schiacciare qua, salvare la strategia con il nome che volete e poi quando schiacciate su quest'altro potete caricare la strategia. D'accordo? Questa è la strategia numero 15, io l'ho salvata così. Poi in più, se volete, potete mettere due grafici e avere l'euro-dollaro e poi se volete in quest'altro, l'altra e sarebbe la libbra col dollaro, la mettete e avete così, potete vedere tutti e due i grafici allo stesso tempo. D'accordo? È molto semplice.
Una volta vi dà la vostra entrata, ritornate su eToro e fate o vendita o compra. D'accordo? Penso che è stato facile. Se vi è piaciuto il video, per favore schiacciate su mi piace e per favore commentate i vostri dubbi e vediamo se riusciamo a risolverli. Dai, molte grazie, ciao!